Benvenuti all'After the Race, qui con me Lerish, che per un pelo si è vista sfumare la possibilità di essere Italia's Next Drag Queen, ma comunque finalista. Come va? Bene, benissimo direi. Che te sei messa? Una cosetta, la prima cosa che ho trovato nell'armadio, un po' come Lukisha Lubamba, no? Tu sei entrata fino a un certo punto del tuo percorso. Come dire, non riuscivi a emergere, non capivi neanche tu. Come l'hai vissuta la prima parte di questa gara? Allora, devo dirti con molta sincerità che dal primo momento in cui sono entrato in questo fantastico mondo, mi sono sentito all'inizio un po' spaesato, ok? È normale. E quindi, sì, pensavo durasse poco, invece me la sono portata avanti per 3 puntate. Però poi ho preso consapevolezza di quello che stavo facendo e di dove volevo arrivare. E quindi lì ho tirato fuori le unghie, ho tirato fuori il carattere. E la quarta puntata l'hai vinta. Esatto. Quello Snatch Game credo che passerà alla storia, perché sei stata Valeria incredibile. Assolutamente, amore. Eri proprio posseduta dalla Marini, sì, te l'avevo detto. Inaspettatamente, tra l'altro, perché era la puntata di cui io avevo più timore. Attraverso la tua Valeria ho imparato a conoscere un lato di Lerish. Sei entrata nel mio cuore da quel momento lì, e da quel momento lì, oltre che nel mio cuore, anche proprio nel mio gusto, perché la puntata da sposa, cioè, ciaone, sì, perché era un look incredibile. E poi sei cambiata tu, sì, eri sì, più no, consapevole, ed è stato forse il caso più lampante, più eclatante di questo, no? Proprio una vera e propria metamorfosi. Sì, perché fondamentalmente questo è un percorso, io la vedo anche un po' come una scuola, no? Perché noi siamo sì, tutte drag comunque navigate, però solo chi lo affronta capisce che difficoltà e quanto impegno ci si deve mettere per affrontare tutto questo. E più la televisione, che è un mondo È un mondo a parte. Che io non conoscevo proprio per nulla. Ho percepito anch'io che durante questo percorso è come se avessi tolto proprio quella maschera, la maschera nella maschera. Ecco, quindi mi sento anch'io, anche Alberto, no? Si sente molto più tranquillo, più sereno, cioè riesco a parlare in maniera tranquilla, e quindi per me la mia vittoria è questa qui ed è Cosa arrivata. Cambierà nel tuo drag dopo questo programma? Allora, nel mio drag sicuramente aumenterà l'autostima. Io sono sempre quella paranoica, deve aumentare per forza. Non hai proprio motivo. Esatto, anche grazie. Perché dal momento che ti sei dimenticata delle tue insicurezze, e credimi che sei cambiata da così a così. Voglio portarmi questo cambiamento al di fuori, quindi una volta uscito da qui cambierà proprio il modo di approcciarmi con il pubblico che viene a guardarmi e con tutte le persone che mi stanno attorno. Arrivata a questo punto, no? Hai fatto Drag Race Italia, cosa significa per una drag queen arrivare a concludere, a prescindere da come sia andata, nel bene o nel male, a concludere un percorso come questo? Sicuramente è una vittoria. Se sono qui è perché evidentemente ho qualcosa che le altre non hanno. La tua famiglia ti guarderà? Spero di sì. Spero di sì, perché... Loro cosa fanno? Allora, mia sorella sa tu, cioè sa che comunque faccio la drag, mio padre non lo sa, o se lo sa, lo sa per vie traverse, attraverso mia sorella, quindi io spero vivamente che loro guardino. Io non ho più la mamma, quindi lei sicuramente sa tutto da lassù. Io spero che la mia famiglia guardi e si renda conto che dietro tutto questo non c'è un puro divertimento, ma è proprio una vera e propria arte, che era un po' quello che mia madre ha fatto fino a quando poi è scomparsa, e quindi spero che possa anche un po' aprire i rapporti con mio padre, che non ci sono più da Quale da sarebbe la tua più grande soddisfazione dal punto di vista familiare? È ricevere un complimento da mio padre.